Buongiorno Luca. Buongiorno. Buona giornata. Grazie, gentilissimo. Ah, finalmente a casa. Dovrei vedere... Oh, ciao Fede! Ciao Salvo! Fede, ho un sacco di cose da raccontarti. Allora direi che possiamo andare subito. Andiamo! Buongiorno Alfonso! Siamo in Main Street, la prima parte che si vede nel parco, diciamo, entrando. Quindi diciamo la via che ci accoglie nell'universo di Movieland. Esatto, che non era così una volta. Allora. Fino al 2016 c'era solo quella parte che venne costruita col parco. Ah, quindi questa è la parte storica e questa è la parte più recente. La parte nuova, esatto. E le facciate immagino non siano già nate così. No, sono cambiate. Diciamo che ogni anno succede sempre qualcosina in realtà. Qualcosina. Molto, molto bene. Del tipo, qui abbiamo il Metropole. Ah, diciamo un cinema nel parco sul cinema. Esatto. E quindi immagino che al suo interno ci sarà un film che prenderà vita in qualche modo. Troppa vita. Sì. Allora spostiamoci un po', non che magari ci travolge con la sua, con la sua energia. Cioè, è bello come noi appassionati riusciamo a distinguere ovviamente la parte storica un attimo del parco con le novità. E sono bei quei dettagli da notare, tipo, io so che tu sei un esperto di cinema meglio di me. Cos'è che hai notato te, dai? Da più che da esperto, da fan sfegatato di Ritorno al Futuro, ho notato lì un piccolo easter egg di un cartellone pubblicitario che dà il benvenuto ad Il Valle con tanto di Torre dell'Orologio, versione 1955, perché Ritorno al Futuro è un film in cui si viaggia nel tempo. Però ho notato altri easter egg su Ritorno al Futuro. In Main Street qua è pieno, sono lì sopra, anche sulle finestre. Cioè, quindi dovunque voi vi girate qui nella Main Street c'è sempre un easter egg che ci accoglie. Esatto. Però adesso abbiamo un appuntamento. Ah, abbiamo la camera prenotata, dobbiamo andare. Ah, quindi alla scoperta già di un'attrazione, di un'emozione, sì, qua del parco. Sì. Ah, diversa. Ok. Quindi una camera prenotata, immagino che andiamo verso un hotel, un albergo. Sì, diciamo che oggi è un hotel. Prima era una casa un po' più particolare. Sempre però in stato tipo di semi-abbandono come la troviamo adesso. Secondo me prima più abbandonata, diciamo. Ah, ok. Adesso ci sono... Giusto, abbiamo anche i semafori. Questo qua era un jumpscare che ci anticipa questo oppure... Sì, io l'ho preso come tale. Però comunque... Dicevamo... Allora, siamo davanti all'Holmes Hotel, novità 2021 del parco. Io mi ricordo l'ho potuta provare in anteprima e già allora sono rimasto sorpreso. Ma prima era qualcosa, diciamo, più terrificante. Adesso io la trovo molto ansiosa, molto terrificante, però era un'altra attrazione prima. Diciamo adesso più sullo psicologico. Esatto. Raccoglieva i peggior personaggi di film horror esistenti. Era veramente terrificante. Tu calcola che ero piccolo, ero così forse. Ah, cioè, forse. Uno scricciolo.
Vabbè, diciamo romanticamente, diciamo, parlando, stanza, romanticamente parlando uno spicciolo. Vedevo gente dall'uscita uscire e correre in lacrime, veramente. Perché? Perché l'ultimo corridoio che c'era e che resiste tuttora è questo ultimo corridoio dove esce, diciamo, una strana presenza che mette alla fuga le persone, però esatto, non voglio spoilerare su che strana presenza fosse. Diciamo che la Horror House è passata da essere un'attrazione pluritematica, quindi dove al suo interno si potevano trovare varie ricostruzioni di set di film horror, adesso è diventata un'attrazione monotematica, ovvero è una storia più, esatto, articolata. Esatto, che ha però non tanti temi diversi, ma un tema solo. Ah, quindi entriamo. Eh sì, abbiamo la stanza. Ah, ok, ma è sicuro? Sì, vieni. Andiamo. Ah, eccoci qua, Fede. Ah, questo è l'hotel. Che bello. Vabbè, diciamo un po' inquietantello, però non male, devo dire. Non hai avuto una brutta scelta nel sceglierlo. Esatto. Io direi che secondo me per oggi... Dici che puoi abbiamo fare... l'entrata, secondo me. Ah, ok, se lo fai tu. Va bene, fido. Prossima volta non lo faccio. Bisogna chiedere il permesso. Ok. Mi dica. Avrei prenotato l'entrata su un sito, la stanza. Le devo dare il cognome? Ma non si preoccupi, la stavamo aspettando. Te l'ho detto, sei arrabbiato perché... Dammi il numero 333. Ecco, il mocca satana. Ci vediamo all'inferno. Ah, per ridere, cioè nel... Prego, signore, andate. Non ride. Ok, grazie. Secondo me si è arrabbiato... Oh, i signori sono pronti. Ha detto davvero Holmes? Sì. Secondo me si è arrabbiato perché gli hai tolto il cortino. Non dovevi farlo. Però, come si dice... Se andiamo in questa stanza, 333 è il numero perfetto, 3 basta, volte, andiamo, okay, basta, andiamo, 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 andiamo. Oh santo cielo. Salvo, non mi hai detto fosse Henry Howard Holmes? Io pensavo fosse Sherlock Holmes. No. Ricordati di non prendere più una camera col suo interno. Terrò conto. Va bene. Se per caso voi volete sapere perché ne siamo usciti così scioccati dall'Holmes Hotel, venite a Movieland a sfidare l'attrazione e lo scoprirete. Siamo ora nel punto, diciamo, più centrale del parco e anche novità 2021 del parco, Little Italy. Qua sorge la piccola area newyorkese, italiana, cioè Little Italy, la classica via che a New York è popolata di italiani, eccetera. Infatti abbiamo anche un ristorante italiano, sempre novità di quest'anno, che è una bruschetteria lì proprio all'italiana. Le fanno bruschette, vendono vino, ma non, si mangia bene. Compresa un'auto d'epoca che io la trovo davvero bellissima, restaurata, veramente veramente molto bella. E questo può essere uno dei tanti photo point del parco. Movieland è veramente costellato di photo point, è veramente pieno, dove si possono scattare veramente tantissime foto. Quindi di proseguire, perché comunque abbiamo altro da vedere in quest'area. Tipo lì abbiamo anche Android, un cinema multidimensionale con movimenti, addirittura attori. Sì, per chi non lo sapesse e non l'avesse mai provato, che non ha avuto tempo, c'è anche gli attori. Poi quanto è figo il robottone, quanto è figo. E comunque poi alla mia destra abbiamo Magma, che lo vedremo meglio molto dopo, per poi andare verso giù. Quindi adesso però, con un piccolo salto temporale, vi porto a fine parco, che voglio parlare un attimo dell'area di Stone Age. Quindi andiamo. Ragazzi, siamo finalmente a Stone Age, l'area per i bambini nel parco. Allora, come vedete è tutta molto colorata, è a tema preistoria comunque. Prima non era così, era totalmente diversa. Pensate che al mio lato destro c'era una tensa struttura con sotto giochi per bambini, un playground, e è comparso anche a un certo punto, dai miei ricordi, un piccolo calciculo che adesso ritroviamo al vuoto. Ma proprio al centro, dove c'è il lancio di palloncini con le catapulte, c'era il primo vero coaster del parco, un Powerade Coaster. Era tipo A8,
e poi venduto nei successivi anni dal parco. Poi finalmente nel 2010 arriva Stone Age con l'inserimento di BC, il vascello, la classica nave come la chiamiamo tutti, ma soprattutto Pronto Jet, il secondo primo barra, c'è chi dice primo, secondo, ma perché non tutti conoscono la storia di X-Speed? Comunque, dicevo, il primo roller coaster del parco, poi un rebranding, quindi una ritematizzazione dell'intera area, che va da Tronkhauser, così chiamati, con sempre ossa, ricolorazione e tutto, l'inserimento di Catapult al posto di X-Speed, e poi un nuovo bar, eccetera, eccetera, eccetera. Nei prossimi anni si parla che quest'area potrebbe di nuovo cambiare. Si parla di coaster, si parla di un altro rebranding, chiamatelo come volete. Sicuramente due aree a tema storia, preistoria, ne. Io spero davvero che ci sia qualcosa di nuovo, veramente, che comunque merita di più quest'area. Soprattutto che siamo vicino al lago, poi non possiamo fare neanche cose troppo alte. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti, che ho altre cose da raccontarvi e proseguiamo verso il 571. Ragazzi, siamo arrivati a U571, come vi dicevo. Questa attrazione è una storia un po' particolare, perché c'è una leggenda, che in realtà è vera. Il U571, l'U-Bot, chiamatelo come volete, viene da Gardaland. Sì, è il vecchio Saturn 7. Se non poi si chiama, io penso che io non esistevo neanche, quindi non chiedetemi nomi particolari, eccetera. Però era una vecchia attrazione di Gardaland riconvertita a simulatore, con effetti d'acqua, eccetera. Dentro c'è anche una grande scenografia. Ma, cioè, è un bunker, possiamo dire. È una tematizzazione proprio che va a richiamare tutto quello che sta la sequela, prima e seconda guerra mondiale, quindi guerra tra U-Boot, carri armati, eccetera. Qui simula ovviamente un attacco a un U-Boot, si scende giù e succede un casino, perché non voglio spoilerare assolutamente nulla. E allora, ha un po' di anni adesso anche questa attrazione, e secondo me mantiene comunque il suo spirito, soprattutto data anche dagli attori, perché comunque all'interno dell'attrazione ci sono degli attori che comunque vi danno quello spirito, quella magia un attimo, soprattutto vi danno la carica che poi vi portano giù, e da lì, ripeto, riparte il casino. Ho già detto troppe volte casino, mi sa. Andiamo avanti. Ragazzi, adesso stiamo arrivando a Kids Super Jet. Volevo farvi vedere una cosa che in realtà penso in nessun parco c'è. Il camion è veramente mastodontico e io me ne sono innamorato fin dall'inizio. Cioè, guarda, è spettacolare. Qua Fede, finalmente ti ho portato in arena, la prima vera attrazione, ma al giorno d'oggi spettacolo ovviamente, di Movieland. Cioè adesso ex Movie Studios Park. È vero, perché Movieland è nato con un altro nome. Il nome Movieland è arrivato poi nel corso degli anni, e questa arena è rimasta immutata, quasi come se fosse quasi... Aspetta, qualche ritocchino l'ha avuto, esatto, negli anni, però il concept, diciamo, è sempre quello. Esatto. Tu calcola che una volta si passava da Canneva solo per l'arena, solo per vedere Rambo, e poi da qua è nato tutto. Quindi veramente tutto da qua. Quindi questo possiamo dire che è il cuore pulsante del parco. Esatto, che comunque siamo al centro parco qua. E poi non c'è solo Rambo, perché mi pare di vedere che c'è un qualcosa che anima questa arena quando lo show non va in scena. Esatto, abbiamo poi a bordo lo stunt coordinator, che anche lui è quel personaggio che tiene d'occhio tutto, soprattutto da questo lato del parco.
Ok, quindi diciamo che con questa attrazione, poi essendo guidata dallo Stunt Coordinator e dalla sua crew, esatto, le persone si possono sentire come dei veri e propri stunt mentre affrontano, esatto, le manovre. Esatto. Che appunto uno stunt si pone a fare, e questa attrazione ha anche un nome. Esatto, Kit Super Jet, nata nel 2013. Allora, c'è una storia. Kit è stato preso come ispirazione da molti altri parchi, ma anche Kit ha preso dall'originale, dallo Shotover River in Nuova Zelanda. Che possiamo trovare anche un easter egg dello Shotover River. Davvero? Certo, la scritta Shotover River la possiamo trovare sul capannone. Intanto mi sono spaventato dagli effetti speciali qua che girano. Però comunque la scritta Shotover River la possiamo trovare sul capannone di U571, ovvero il simulatore che prima era Stranger Saturno 7, ma adesso qui a Movieland ha una completa nuova vita, che è un simulatore di un sottomarino, non con un filmato, ma un simulatore di movimenti, esatto, con effetti speciali. Esatto. Tornando a Kit, nacque nel 2013, il primo scafo, io mi ricordo ancora, io c'ero, ero venuto a curiosare. L'hai vista nascere, diciamo. Esatto, come tutto il parco ho visto nascere. Era uno scafo diverso da quello. Era uno scafo diverso. Quello lì di prima era vetro resina, acciaio. Questi invece sono di nuova generazione in alluminio. Sono scafi particolari che permettono di fare il 360. Che cos'è il 360? Il 360 è una manovra particolare nata proprio in Nuova Zelanda per far divertire gli ospiti. Ovviamente in tutta sicurezza. È proprio un 360 quando fa questo gesto. Esatto. Che non è Ligabue che canta No, ma è comunque è anche per segnalare agli ospiti di tenersi forte. Esatto. Che da quel momento lì in poi, girando su se stesso appunto di 360 gradi, compiendo questa manovra, l'adrenalina e il divertimento sono assicurati. Ti dico una curiosità però, Fede. Prima del concept di Kit Super Jet, ce n'era un altro, Bad Boys. Ma dai! Sì, sai perché non l'hanno preso? Come perché devono essere due personaggi sono a bordo, sai che è la coppia. Esatto. Quindi per ovviare a questa cosa si è pensato a Kit, che è un revival di anni 80, esatto, del film anni 80, che è Supercar, che è un qualcosa che se per caso voi siete esatto, che lì comunque abbiamo il simbolo nello scafo che prende e vola. E quindi se voi siete appassionati cinefili di film, serie TV anni 80, qui a Movieland troverete pane per i vostri denti tra Ritorno al Futuro, Kit e anche Rambo, perché noi siamo nell'arena di Rambo, come abbiamo detto prima. Però più che io e più che Fede nel raccontarvi della storia del parco, penso di aver trovato delle persone che lo sanno raccontare meglio, ma perché soprattutto lo hanno vissuto. Quindi spostiamoci in un luogo migliore per creare magia. Seguiteci. Siamo qua con una leggenda del parco, cioè per chi non ti conosce, ci vuoi fare una breve presentazione, cosa hai fatto? Ciao, sono Romano, sosia di Stallone. Ho il privilegio di aver cominciato il primo show di Movieland qua, proprio, se non sbaglio, proprio in questa arena qui. L'hai vista anche circa vent'anni fa, lo menziono sempre quando presento lo show quest'anno, che la famiglia Micabile venne a prelevarmi in Trentino, nei boschi del mio Trentino. Eri su proprio allora? Sì, perché in quel periodo mio fratello gestiva un rifugio, aveva un rifugio suo, io lavoravo col cavallo e il carro sul rifugio. Mi vennero a cercare, mi proposero, tramite sempre il grande Alberto Farinon, mi proposero di lavorare qui, che qui non c'era niente, io non capì cosa volevano. Okay. E mi spiegarono che qui doveva nascere il nuovo parco del cinema. Loro, okay, essendo stati in America, avevano avuto il lampo di genio di creare un movie park in Italia. Ok. E così Universal, quindi la mia avventura. Ah, ok. E qui è, poi è comparso, e poi Rocky, in realtà hai fatto anche film, tu hai fatto. Sì, quelli già prima. Infatti mi vennero a cercare in Trentino perché sapevano che avevo già lavorato in qualche film. Visto in Paparazzi, visto ad esempio. Sì, Paparazzi, c'era Cinecittà, Bodyguard, Favola, alcuni film. Quindi in qualità di sogno di Stallone mi portarono qui. E qui incominciò il sogno del Lago di Garda. Difatti tuttora adesso vivo qui. Ho fatto famiglia qui, ho trovato una compagna, un figlio. Ah, bello. Dopo, per alcuni anni, ho cambiato, per cambiare un po' tipologia di lavoro. E l'anno scorso, dopo 12 anni, sono ritornato qui.
e francamente è come se sono tornato a casa. Sei davvero tornato a casa. Mi trovo veramente bene. Io mi ricordo quando ti vidi la prima volta, siamo conosciuti, poi ero tra virgolette uno scricciolo, diciamo, e il parco era anche totalmente diverso. Lo dico davvero con le lacrime agli occhi, perché ti fa capire un attimo come è cambiato tutto. Come dicevamo prima, non c'era una parte di Main Street, mancava anche un'altra parte del parco, non c'era Pangea, non c'era Kit, era un altro mondo proprio. Quando iniziai io c'era solo l'arena di Rambo, non c'era niente. La prima cosa che fecero fu la strada, asfaltare la strada. Non c'era la street, il teatro, non c'era niente. Stavano costruendo i tunnel. Dopo, piano piano, hanno fatto il parco. Hanno fatto una cosa che sinceramente, lo dico sempre a signor Alfonso, a Fabio, non so come abbiano fatto a farla. È impressionante quello che hanno fatto, veramente. È straordinario. Poi ripeto, quando ti ho rivisto qua l'anno scorso, ero proprio con FederTube che è qua dietro le telecamere, e mi sono messo a piangere, ma proprio perché è come proprio tornare a casa, e per me, dico davvero con le lacrime, e riavere anche quel pezzo di parco, diciamo. Guarda, ho iniziato e lo ringrazio sempre, e anch'io mi emoziono, pochi ci credono, ma anch'io mi emoziono. Ogni tanto devo fare attenzione perché mi scappa anche a me la lacrimuccia. Ringrazio sempre Alfonso, Fabio, la famiglia, per avermi dato questa possibilità. Il mio ritorno l'anno scorso lo devo quasi tutto a Christian, okay. Perché Christian veramente... Teniamo sempre un punto di podio per Alberto Farinon, che lui mi è sempre, sempre presente, sempre a fianco. Ma Christian, devo dire che ha fatto rinascere un po' questa attività. Beh, Christian comunque, anche lui fece parte del passato del parco, quindi è come proprio la vecchia squadra è ritornata e ha riportato un po' quello del vecchio Movieland rivisitato ad oggi, diciamo. Bravo, bravo. Adesso oggi come ti vediamo adesso, Romano, oggi? Allora, oggi mi vedete in qualità di presentatore, presento lo show di Rambo, e anche se nessuno ci crede ho 58 anni quasi e mi emoziono, perché vedendo i ragazzi di 20 anni, 25 fare questo lavoro, ripenso a quando l'ho fatto io, all'emozione che provavano. Io la provo tuttora, non posso più fare Rambo per forza, però l'emozione è uguale. Poi quando c'è la gente che ti applaude, ci sono certi giorni, sì, che iniziano ad applaudire, li avrai visti, solo quando parte la musica. È vero, ecco, è vero. Lì, e lì è... non c'è paga che ti possa soddisfare. È vero. Io ho avuto il piacere, grazie ad Alberto e ai ragazzi del marketing, di entrare un giorno prima dell'apertura del parco di quest'anno e vedere la tua prima presentazione. E tutti chi ha vissuto il vecchio parco siamo usciti in lacrime, proprio ci ha riportati indietro di almeno 10 anni. Almeno. Anch'io, avevo i Ray-Ban, non si vedevano. Sì. Ma anch'io piangevo. È stata un'esperienza veramente toccante. E vedere il parco che comunque continua a evolversi, ma ci tiene un attimo al passato, secondo me è una sensazione molto piacevole. E ti dirò, ho riscoperto tante persone che ti riconoscono, ti salutano, persone che hanno nei telefonini le foto di circa 20 anni fa. Io ho una foto di oltre 10 anni fa, che ero piccolo così con pazzesco. Te pazzesco, io non davvero. Ho foto di 20 anni fa. Ci sono dei clienti che vengono da tutta Italia, anche dalla Germania, dall'Olanda, dall'Austria, e si ricordano, mi fanno vedere le foto. E poi devo ringraziare la mia compagna, che è quella che mi ha spinto, mi ha detto dai, torna a Movieland. Dico, ma no, a una certa età, chiama Christian, chiama Fabio, chiama Alberto, vedrai che ho fatto la cosa giusta. Bravo. Noi siamo felici davvero, noi appassionati, perché io parlo per gli appassionati, non per il parco, ma devi averti davvero, perché questa... secondo me per te è casa e siamo davvero felici, davvero felici. Speriamo. Romano, ti ringrazio, scusa del disturbo. Di niente. E niente, adesso passiamo l'abbiamo nominato tantissime volte in questa intervista, al grandissimo Alberto Farinon, che anche lui è un pilastro, anche lui mi ha visto crescere e ci tengo davvero tantissimo che partecipi, perché tralasciando Fabio e come Romano ha visto davvero nascere questo parco. Quindi ci spostiamo di location e continuiamo. Me lo saluti tanto,
Certo. Perché secondo me, oltre che essere un pilastro, ha contribuito a far crescere questo parco. E contribuisce tuttora. E continua a contribuire. Bravo. E comunque, parlando anche un attimo di marketing, continuano a generare nuove idee. Buono. E quindi anche questa è una parte fondamentale. Quindi vi aspetto a Moviland. Ogni anno ci saranno novità, speriamo di essere sempre meglio. Venite a trovarci, operativo. A dopo. Ciao. Eccoci qua, finalmente abbiamo il buon Alberto. Ciao Alberto. Ciao Salvo, ciao a tutti. E io direi di partire subito, che comunque io penso che mezzo mondo ti conosca. Però per quelle poche persone che non ti conoscono, ti chiedo di presentarti un attimo. Volentieri. Intanto di nuovo ciao a tutti ragazzi, sono Alberto. Lavoro qui a Caneva World da 24 anni, sono 24 anni appunto che sono qua all'interno di questa azienda, quindi ho avuto tutta la storia vedendo un po' il successo, la nascita e la crescita non solo di Moviland di Hollywood Park dove ci troviamo adesso, ma anche di tutto il gruppo di Caneva World Resort. Un mondo bellissimo, mondo di divertimenti, dove se parliamo proprio dell'antica, della storia vera e propria, tutto parte dal signor Alfonso ancora nel lontano 65. Quindi parliamo direttamente di storia, Alberto. Io direi di partire proprio dalla storia, proprio dall'antica. Quindi iniziamo negli anni 65, giugno 65, esattamente il 5 giugno 1965, dove venne creata proprio qui a Caneva la prima Valera, la prima discoteca. La discoteca. Che era un luogo appunto di ritrovo per tutti gli appassionati di cinema, ballo. Arrivarono anche i primi grandi artisti della storia, dei film, della musica e quant'altro. Dopo un primo viaggio fatto, il signor Alfonso con tutta la sua famiglia decise appunto di aprire il primo parco acquatico. Con viaggio dove, Alberto? Donde. Viaggio in America. In America. E dove iniziò appunto con il parco acquatico, ed è quello che oggi rappresenta uno dei primi parchi a tema, non solo in Italia ma anche a livello europeo. La prima piscina d'onde, il primo scivolo, venne poi inaugurato 30 anni fa lo Stukas. Super Splash il primo scivolo si chiama. Il primo scivolo è stato Super Splash, un primo scivolo fatto per tutta la famiglia. Poi la voglia comunque di adrenalina, quindi di creare sempre attrazioni all'avanguardia, portò a creare il Kamikaze, un altro scivolo alto 15 metri con la possibilità di fare un salto all'interno dello scivolo. E poi divenne il primo parco, che allora fu il primo più alto d'Europa, lo Stukas, lo scivolo che venne inaugurato nel 1990, più di 30 anni fa, e rappresentò per allora uno dei primati degli scivoli a livello europeo. Andando avanti, poi la voglia quindi di allungare la stagione, di creare quindi un'attività sempre più lunga, qualcosa di nuovo anche di esclusivo per il mercato italiano, e venne appunto creato quello che fu definito il parco del nuovo millennio, Moviland. Romano ci disse che prima c'era solo l'arena, giusto? Sì, infatti tutto questo, quello che vediamo oggi, 20 anni fa non c'era. Venne creata la prima arena dove venne realizzato il primo spettacolo di stunt show interamente dedicato a Rambo, e poi da lì, grazie a Romano e grazie a questo primo spettacolo, quella che Romano dice sempre, se lo seguite, se venite ad assistere nello spettacolo, tutto questo poteva essere pura follia, invece è quello che è diventato ed è stato un vero e proprio sogno della famiglia Amicabile, di Fabio, di suo papà e della sua famiglia, e anche un po' il mio, quindi nel piccolo. E oggi è veramente un parco unico, da sogno, tutto interamente dedicato al mondo del cinema, dove un solo giorno non basta. Tu Alberto, nello specifico, cosa fai qua all'interno del Caneva World, per chi non lo sa? Per chi non lo sapesse, giusto. Io ho iniziato comunque appunto 24 anni fa, e il primo lavoro facevo lo steward di un nostro servizio navetta gratuito. Avevamo questo pullman, allora era a due piani, un pullman da favola che io ricordo ancora, ricordo la mia infanzia, ma anche questo pullman a due piani che faceva un servizio navetta della stazione e collegava i nostri parchi. Ho iniziato poi come bagnino, neanche qua un lavoro meraviglioso, a contatto con le persone, con la gente, e poi oggi seguo un po' quello che riguarda il trade marketing, un settore molto importante e strategicamente va ad abbracciare un po' tutta l'attività, tutto ciò che riguarda la visibilità all'esterno dei parchi. Quindi andiamo a parlare non solo delle affissioni comunali, ma anche di tutti i contatti, i rapporti con le strutture ricettive e tutte le attività a livello commerciale che ci vendono i biglietti e propongono la visita ai nostri parchi, dando quindi un'ampia visibilità e anche promozione di tutte le nostre strutture, non solo parchi ma anche ristoranti, perché Caneva World, come ben sapete, non sono, sono due esclusivi parchi divertimento, ma anche tre esclusivi ristoranti e un tiki bar che è Margaritas, quindi un'offerta esclusiva da non perdere con tutte le sue attività. Visto che abbiamo parlato un attimo di marketing e abbiamo il caposaldo, diciamo, del marketing di Caneva World, la mia idea un attimo era nel chiederti oggi Caneva World a livello di marketing come si sta muovendo e come si muoverà. Certamente. Allora, negli ultimi anni è stata veramente potenziata questa attività, soprattutto
nella storia noi abbiamo sempre cercato di seguire tutto ciò che riguarda quindi la comunicazione, come vi dicevo, dalle funzioni comunali ai rapporti con i centri commerciali, ad una vera e propria attività di coccolamento con le strutture ricettive, poiché ogni anno andiamo un po' anche ad invitarle a presentargli tutte le novità. Io ho avuto il piacere di essere presente, anche avuto anche il piacere di venire a queste nostre giornate dedicate alle strutture ricettive. Sono giornate per noi fondamentali e importanti, poiché noi andiamo a presentare ogni anno le novità. E noi ci siamo resi conti ancora tutt'oggi, dopo 20 anni di apertura di Moviland, che la pubblicità fondamentale è il passaparola. Quindi uno, finché non entra per la prima volta in questo magico mondo di Moviland Hollywood Park, non si può rendere conto di quello che c'è, di non deve vivere questa esperienza tutto il giorno per poi proporla ai propri amici, alla propria famiglia, ai propri conoscenti. E noi abbiamo sfruttato tantissimo questo effetto del passaparola nel corso degli anni. Poi sicuramente un settore che è sempre in crescita è tutto il canale social, quindi anche a livello di social. Che al giorno d'oggi è una parte fondamentale. È una parte anche questa fondamentale, perché è sempre di più in crescita, anche perché noi andiamo a lavorare sicuramente con le famiglie e con un target sostanzialmente straniero, ma tantissimo anche con i giovani, quindi target di non solo famiglie ma anche i giovani che ogni giorno ci conoscono grazie ai nostri canali social che vengono sempre di più sviluppati nel nostro resort. Ottimo, ottimo. Dopo aver parlato un attimo di lavoro. Sì. Alberto Farinon, sì. Come la vive adesso? Come vive il parco adesso? Perché comunque tu alla fine sei un appassionato come me, sì, come, esatto, come Rossi dietro la telecamera, sì. Come Fede, che penso sia in giro qua in Main Street, ma ok? Sì. E come tanti appassionati, perché comunque abbiamo fatto un viaggio insieme. Madonna, per chi non lo sa, abbiamo fatto un viaggio della speranza qualche anno fa. E come la vivi oggi? Come... Allora oggi io vedo, come vi dicevo, non vorrei essere ripetitivo, 24 anni che lavoro qua, però ogni giorno, ogni mese, ogni anno sembra quasi un sogno, è veramente un'emozione. Poi vi dico, le emozioni più belle, i ricordi che rimangono per me nella mia memoria sono soprattutto il fatto di essere in prima persona, in prima linea e anche in diretta, di poter aver assistito in prima persona alla nascita di tutte le attrazioni, quindi anche tutta la costruzione, la parte dei cantieri. Sembra una stupidata, ma anche il fatto di avere proprio un team interno che lavora nelle attrazioni, in tutto ciò che riguarda la manutenzione, gli effetti speciali, le scenografie, è una cosa secondo me fondamentale e molto importante, che ti dà ancora di più maggior soddisfazione. Poi secondo me Fabio Micabile e la sua famiglia ci hanno sempre visto in grande, perché lo dico io ma non vorrei vantarmi di questo, però veramente a Moviland ci sono delle attrazioni che sono uniche nel loro genere al mondo. È vero, è basta vero. Basta pensare a Pangea, Kit Superjet, Magma, sono attrazioni che comunque dall'inventiva proprio di Fabio e della sua famiglia sono state sviluppate e poi nel corso degli anni portate avanti. Basta pensare a un Kit che è nato il prototipo, l'idea della Nuova Zelanda, è arrivato qua questo primo prototipo di motoscafo ed è stata ricreata la stessa attrazione all'interno del laghetto di Rambo, poi anche lì per sfruttare il fatto che magari lo spettacolo di US Army Stunt Show viene realizzato una o due volte al giorno e nei tempi morti si può proprio provare in prima persona l'esperienza di salire a bordo, esatto, di questo motoscafo Kitty Superjet con questi potenti motori da 600 cavalli. Oppure un'altra attrazione unica è Pangea, la particolarità è non è tanto il fatto di fare un semplice tour molto bello, che è proprio l'ospite immersivo, a guidarla, ma proprio del fatto che l'ospite può guidare in prima persona una vera e propria Jeep e quindi l'unica attrazione che si può guidare senza patente, anche questa è una cosa unica nel suo genere. Tu hai fatto l'Homes Hotel? Sì, certamente. Cosa ne pensi? Altra attrazione, anche questa attrazione unica nel suo genere. Poi ecco, io sono un amante degli horror fino a un certo punto, quindi amavo la Horror House prima. Questa qua mi piace forse ancora di più per me, per l'ambientazione e anche per gli attori che ricreano veramente in modo fedele tutte le ambientazioni di Holmes Hotel. Basta anche lì, prima di tutto, andare a rivedere la sua storia per riuscire a vivere meglio ancora l'attrazione di per sé, che anche questa è veramente incredibile. Ok Alberto, dopo Holmes Hotel abbiamo anche un'altra novità di quest'anno. Sì. Mission Orbit. Mission Orbit della zona di Space. Anche questa è un'altra esclusiva, grandiosa novità, dove si possono provare in prima persona le accelerazioni della forza 4G, uno sparo quindi verso l'alto ad un'altezza vertiginosa, la possibilità poi di vedere il lago da una vista mozzafiato. Bellissimo. Poi io consiglio, per chi non l'avesse ancora fatta, se dovete farla, che venite a trovarci la prossima stagione quando sarà, minimo dovete fare 4 giri, perché lui si spara veramente tantissimi giri tutte le volte, ci stanno e ci vogliono, perché ci sono 4 visibilità sul lago dalla parte del parco, dalla parte di Caneva Aqua Park, che sono tutte da non perdere, quindi vi invito veramente a provarle da tutti gli angoli. E poi il futuro, anche qua ci saranno delle nuove esclusive novità in cui adesso non vi diciamo nulla, però veramente vi invitiamo a seguirci in tutti i nostri canali, perché il parco è comunque sempre in continua espansione e evoluzione.
come vi dicevo, la storia è stata tantissima, le idee qui a Caneva World non mancano, quindi continuate a seguirci, a venirci a visitare, poiché veramente ci sarà ancora tanto da scoprire all'interno di Caneva World Resort. Alberto, io ti ringrazio di cuore, veramente sei gentile come sempre. Grazie ancora Albi. Grazie mille Salvo, grazie a tutti voi. Ciao ragazzi, a presto. Ti ho portato nel cuore centrale di Magma. Si vede, ma succede qualcosa in questo cuore centrale o possiamo stare tranquilli? Un casino. Ah, tipo un disaster movie, quindi un action movie. Sì. Super giù, sì. Sì. Poi tu prima mi hai chiesto se ci sono state varie versioni di Magma. Sì. E sì, c'è stato Virus Letale, Morbitron, ma la più bella, quella che ricordo io quando ero così. Qual è stata? Il primo Magma. Ah, quindi si torna indietro nel tempo, nella storia. Assolutamente, proprio i primi anni del parco. Ah. Concettualmente era così. Però mancavano degli effetti, però era un'altra storia. Ok, quindi diciamo stessa location più o meno, ma con un'esperienza diversa. Quindi esatto. I visitatori sui camion percorrendo questa parte passano sia sulla storia ma anche sul nuovo, sulle novità. Esatto, perché comunque il parco continua a rinnovarsi e secondo me non sarà neanche l'ultima versione di Magma. E allora saremo curiosi di sapere quale sarà la prossima versione che ci attenderà. Esatto, qui esatto. A Magma. E gli ospiti qua a Magma che cosa troveranno? Si troveranno in mezzo a un'esperienza dove andranno a visitare una centrale geotermica, però non sapranno che cosa li aspetta lungo il tragitto. Sarà un tour normale oppure quel tour riserverà qualche piccola sorpresa? Infatti quella è benzina. Quindi mi sa che... È benzina, vero? Mi sa ci che... Ci dicono niente, però... Mi sa che non ci conviene spoilerare molto, perché alla fine, essendo qua Movieland, il parco del cinema, spoilerare, diciamo, un film non è mai cosa buona, quindi... Hai detto parco del cinema, però. Infatti un parco del cinema deve essere famoso più che altro innanzitutto per la sicurezza, ma secondo per gli enormi effetti speciali che qua Movieland sono veramente all'ennesima potenza. E Magma è stata, credo, la prima attrazione a usare su larga scala degli effetti speciali, che saranno gli imprevisti che troverete lungo questa visita abbastanza particolare, direi anche molto movimentata, in questa centrale geotermica. Allora Fede, ti racconto una cosa. Qua siamo su una delle strade principali, ma dei backstage del parco. Ah, infatti non vedo i guest che passano, quindi siamo un po' più nascosti. Esatto, precisamente siamo ormai sotto il ponte di Diabolik. Queste strade vengono usate ovviamente dal cast per passare da un'area all'altra o addirittura alla propria attrazione, che qua possiamo arrivare a Pangea, a Magma o addirittura fin in arena. Però quindi dei collegamenti che servono per far sì che i cast member o stuntman o artisti anche possano passare per, diciamo, non essere né disturbati ma neanche dare troppo nell'occhio ai guest. Così pensate che ognuno ha le proprie divise, quindi proprio per creare tematizzazione, chiamalo come vuoi, tipo Disney. Ah, quindi anche con qualche tunnel immagino sotto. Sì, esatto, addirittura, Fede, ti racconto, c'è un tunnel che percorre dalla Horror House fino a dopo l'arena. Ah, quindi non è enorme come quello della Disney. No, avere un tunnel che ti passa per tutto il parco non è cosa da tutti. Quindi tra stradine serrate e tunnel, diciamo che il parco ha dei lati un po' nascosti che possono essere anche interessanti. Esatto, esatto. Quindi immagino che una volta percorso quel pezzo del via di servizio, qua dietro c'è il prossimo step. C'è Pangea qua dietro, Fede. La novità 2018 di Movieland. Molto particolare, andiamo a scoprirla, va? Andiamo! Benvenuti a Il Volo degli YouTuber. Resisteremo io e lui a fare questa strada senza cadere? Sì, ci siamo riusciti. Forse. Ma... Niente. Oddio, non mi sembra molto ospitale sto posto, Salvi. No, esatto, siamo a Pangea, Fede. Pangea, novità 2018 del parco. Ma è un dinosauro quello, lo vedo sì, male io. Precisamente, è un animatronics.
Quindi ci troviamo in questo avvallamento ancora abitato dai dinosauri dopo secoli, dopo millenni. Esatto, Pangea si ispira proprio tra virgolette a Jurassic Park. Però è un'avventura originale made in Movieland. Esatto, tutto made in Movieland qua, assolutamente. Bellissimo. Il bello di Pangea è, come avete visto, sono le jeep guidate autonomamente dagli ospiti, ovviamente con un occhio dal cielo, cioè sensori all'avanguardia sulle jeep. Tipo quello, più o meno. Allora, sono punti, nel senso che ogni sensore ha una logica, segue, ha un quadrato, un rettangolo intorno alla macchina e sa che non, se va quel quadrato va a rilevare o il guardrail o qualcosa, la macchina si ferma e addirittura può fare retromarcia. E quindi c'è una guida, diciamo, assistita che calibra anche la velocità. Esatto, posso guidare addirittura i bambini. Bellissimo, ed è credo la prima attrazione al mondo dove l'ospite che può guidare sullo sterrato. Esatto, esatto, esatto. Ok Fede, andiamo in una zona dove c'è succo, più azione. Ok, quindi se ci troviamo in un set cinematografico, in ogni film che si rispetti c'è azione, andiamo nell'occhio del ciclone, quindi incontro. Bravo. All'azione. Vai, ecco qua il mio lab, dove c'è un po' il succo, succede di ogni, non spoileriamo però. Ok, diciamo che dai suoni che magari sentite c'è un qualcosa che va un po' storto della storyline, perché l'attrazione è sicuramente sicura e quindi diciamo darà quel qualcosa all'avventura in corso. Esatto, esatto. E il bello è che poi qua su Pangea potrete guidare sullo sterrato, sentendovi un po' degli stuntmen, un po' degli autisti alla magma più o meno, ma in tutta sicurezza. Assolutamente, perché ricordiamo che la sicurezza in un parco divertimenti, ovvero qui a Movieland, è al primo posto. Esatto, e qualsiasi parco divertimenti è sicuro, diffidate di chi dice il contrario o chi cerca sensazionalismi inutili. Esatto, non come chi dice che ti blocchi sul giro della morte. Però non è questo il momento per parlarne, piuttosto. Io andrei però a chiedere se al patentino o a quel dinosauro o quel muletto. Perché vedo dei dinosauri che hanno preso un po' possesso degli arnesi del laboratorio, direi che a breve ci conviene anche scappare da qua. Forse è il caso. Perché sai, esistono anche i T-Rex, qua sono dei cuccioli, quindi non vorrei che arrivi quello grande. Oh, forse è meglio scappare da qua. Ragazzi, siamo con un'altra grande persona, che è Christian. D'età forse adesso, sì. Un altro membro storico del parco. Ripeto, come è successo con gli altri, voglio che sia lui a presentarsi un attimo, a raccontarci. Quindi per quelle poche persone che non ti conoscono, dici chi sei un attimo. Allora, io mi chiamo Christian, fin qua ci siamo. E, arrivo da Milano, Feia. E infatti, insomma, la mia storia qui è iniziata proprio da lì, perché io arrivai a Movieland, che si chiamava ancora Movie Studios, nel 2003, l'anno in cui l'hanno costruito. All'inizio proprio. E mi ricordo, io lavoravo, io ho visto una foto con te vestito anche da Superman, ho visto. Quello è arrivato dopo, ci arriveremo anche a Superman. Io praticamente lavoravo nelle discoteche, facevo un po' di teatro e mi ricordo era un venerdì sera, avevo lavorato in una discoteca di Milano, non possiamo fare il nome, pubblicità. Assolutamente. A parte che non esiste più. E tornai a casa verso le 4 del mattino. Tra l'altro stavo male, avevo un po' di febbre, quando ancora l'influenza si chiamava influenza. Ok. Ecco, e la mattina verso le 10 mia madre, siccome mi aveva fatto vedere su un giornale, ai tempi non c'era internet, trovavi gli annunci sul trova lavoro, su un giornale c'era un annuncio con scritto Caneva World Resort costruisce un nuovo parco divertimenti, okay. Cercasi attori, ballerini, cantanti, eccetera, eccetera, artisti di vario genere. Ok. E lei, ma vai, no? Mi aveva già detto, vai a vedere cos'è. Io c'era il casting il sabato mattino. Ok. Io verso le 9:30 ero ancora a letto, mia madre mi ha tirato giù a calci praticamente. Ho detto, mamma, c'ho la febbre. Quanti anni avevi, se posso chiedere? 2003, sono del 77, fai un po' i conti, ho 25 anni. No? Ok, la mia età più adesso. Più o meno, sì. Ok. E quindi mi fa,
va che febbre, muoviti, c'è voglia di fare un pip, giù dal letto. Io tirando su tutta la mia roba, proprio ci ho messo un po' di tempo, verso mezzogiorno mangio un piatto di pasta, mi bevo un goccio d'acqua gasata per rinfrescare, per andare giù. E parto con la mia macchinetta verso Verona. Il okay. casting lo facevano al Teatro Nuovo di Verona. Ok. Arrivai verso l'una e mezza, due del pomeriggio, citofono dal retro perché davanti era chiuso, perché era proprio, avevano appena finito tra l'altro di casting, quindi se ne stavano andando. Ah, proprio citofono, mi apre Paolo Valerio, che era il direttore del Teatro Nuovo in quegli anni, adesso non so se c'è ancora lui, però vabbè, e mi fece entrare dal backstage e arrivai sul palco. Si apre, dietro il sipario, esco fuori con lui, col direttore, e mi trovo davanti a queste persone, c'era gente che smontava proprio... e se ne stavano andando, e tra di loro c'era Fabio, c'era Alfonso, che non li conoscevo, quindi c'era Momo, che era... Me lo ricordo. Era il vecchio responsabile dei tecnici, e quindi mi trovo sul palco, c'era la coreografa, okay. che appunto stavano in teoria, quella selezione non era neanche per attori, speaker, era solo per i ballerini. Ah, quindi proprio non c'era, c'entravi. Il bando fuori ho scritto cercasi ballerini per un nuovo spettacolo Blues Brothers. Quindi, io ho cominciato a presentarmi. Ma tu chi sei? Sono Cristian, vengo da Milano con la febbre, ho stordito. ho visto che c'è il casting. Ma tu cosa fai? Sono un attore. E la coreografa, ma non sai ballare? Comunque ero anche fisicato, no, perché vedo che, ma sì, ballo un po' da discoteca, faccio un po' il tunzettaro, quelle cose lì. E cosa ci hai portato? Sai, hai preparato qualcosa? Sì, avrei un pezzo dell'Avvocato del Diavolo, sei un monologo. Sì, no? Sì, io presente. E io ho fatto quel pezzo lì, mi ho fatto gli applausi. Non hanno neanche rimontato la telecamera, quindi non esiste proprio... neanche prova di questa cosa. No! Capito? E no, era tutto. Però dovremmo recuperare una roba del genere. Era tutto smontato. E quindi Fabio mi fa: ascolta, vieni qua. Allora. Che poi un tuo monologo c'è anche. Dicono che la tua voce è presente nel nuovo Lux Hotel, dicono. Ah, c'è, sì, c'è una parte, ecco. Sì, dove faccio la voce dell'assassino. Comunque, Fabio mi prende da parte. Ascolta, sto costruendo un parco divertimenti nuovo, no? Sul cinema. Attore, non lo so, però come speaker ti ci vedo. Ok. Piacere, mi ha presentato un po' a tutti, a suo papà, a tutti quanti, e ci sentiamo. Ok. E dall'inizio tutto, mi chiamarono, io arrivai qui, veramente come dice Romano nelle presentazioni, c'era poco, niente. C'era niente. C'era l'arco e vedevi il lago praticamente. Infatti non c'era neanche il Monte Hollywood. No, non c'era, tutta la parte che vedete della street non c'era. E c'era solo la parte qua a sinistra, no? C'era l'Horror House, stavano costruendo, e il teatro, e dove adesso c'è come si chiama, c'è c'è la scuola di polizia, adesso c'è Bandido, okay. Lì c'era il laboratorio del Movie Magic, che era lo spettacolo che poi io ho iniziato a realizzare insieme a Chicco, Francesco. Me lo ricordo. Abbiamo iniziato noi a realizzare questo spettacolo, tra l'altro è nato quello show, è nato in una notte. Ah, perché c'era l'obiettivo di creare questo spettacolo sugli effetti speciali, ecco, del cinema. Perché ovviamente non tutti sanno di questo, esatto. Fantastico spettacolo. Comunque era uno spettacolo dove si spiegava appunto come vengono realizzati tutti i vari effetti speciali, il taglio, il sangue, i colpi in arrivo, le coltellate, gli animatronics. Era molto interessante perché si giocava con... E mi ricordo che c'era appunto questa riunione che Fabio fa all'inizio di tutti gli anni, okay. Prima di partire, lì era l'inaugurazione proprio del parco, della nascita del parco. Il primo giorno, erano le 9 di sera, abbiamo fatto in teatro questa riunione, ragazzi ci siamo pronti, parte l'avventura. Io e Chicco, dai che dovevamo fare questo spettacolo, dai che non hanno ancora montato i seggiolini, forse domani non lo facciamo. Arriva Fabio verso le 11 di sera, ragazzi... abbiamo montato i seggiolini, andiamo a fare il Movie Magic. Io, ma come, Fabio, ma non abbiamo, non so, ma come... Insomma, da mezzanotte alle 3:30 del mattino a provare, abbiamo attaccato un lenzuolo che serviva per il proiettore, la per proiezione. Mandare i filmati, un banchetto su un palco improvvisato,
due tricks che avevamo, delle maschere da indossare, con quei giochi avevamo la pompetta, sì, come la chiamavo io, che schiacciavi e facevo uscire il sangue per il taglio, e in quelle tre ore abbiamo creato, è nato il Movie Magic, okay. Da lì poi è storia, insomma. È uno dei primi spettacoli che ho visto. Allora, da piccolo mi hanno fatto effetto quegli effetti lì. Mi hanno fatto poi soprattutto il piccolo scream finale del gorilla, del fitto animatronics, diciamo, che anche con lì era una parte. Sì, noi no, il gorilla è arrivato dopo quando sono andato via. Però avevamo l'alien che è parcheggiato qua fuori, esatto, dalla loro esatto, house, esatto, si muoveva. E lo davamo il telecomando a un bambino, e lui muoveva proprio l'alien che usciva dal corpo di questo fantoccio, e con la bava e si muoveva, io gli facevo il verso dell'alieno, il doc mi diceva fammi il verso dell'alieno. Un altro spettacolo che ricordo con tanto amore è Blues Brothers, invece. Blues Brothers, insomma, aveva il suo effetto. Era uno show di... Trava anche la macchina proprio. Più di mezz'ora durava. Ma era bellissimo, era veramente bello. Bello, c'era un bel corpo di ballo, però il parco era strutturato, ai tempi non aveva tante attrazioni. No, è vero. Quindi era proprio strutturato tanto sull'animazione in street. Ed era tantissima. Sugli spettacoli, c'era tanto. C'era Romano che faceva la corsa di Rocky, faceva, io mi ricordo... Romano faceva tutti i suoi personaggi, ancora prima di quello che ricordi tu. Comunque tu entravi al parco e vedevi vari personaggi, c'era Wonder Woman, c'era Zorro a cavallo, potevi incontrare Stallone, perché comunque anche eravamo un po' più liberi, diciamo, dai diritti cinematografici. Adesso sarebbe impensabile. Al giorno d'oggi come trovi la situazione? Allora, diciamo che sono andato via nel 2006, ho fatto i primi anni, poi ho fatto via 10 anni e sono tornato nel 2016. Dal 2016 ad oggi... Diciamo che abbiamo cercato di far tornare quell'identità che lasciai nel 2006, che era quella del Parco del Cinema, dove l'obiettivo era cercare di coinvolgere la gente in questo fantastico mondo, facendoli diventare protagonisti. Difficoltà, tra virgolette, che anche è stato uno stimolo più che altro, era quello di realizzare comunque cose originali, qualcosa di originale, per essere liberi da diritti. Non presi da film. Infatti, eccetera. Tutto quello che nacque, quello che vedete oggi, è tutto originale, proprio made in movie. Siamo infatti in Medusa. Medusa è un altro show nato originale. Abbiamo Overdrive, che è un nostro film. US Army è stato un po' camuffato, è sempre il buon John vecchio John Rambo, esatto, però diciamo che l'Holmes Hotel, che non esatto. Ha più i personaggi, certo che uno dice ma magari ti spaventavi perché pensavi ai film horror, però questa è un'idea nuova, originale, storica, perché è presa da una storia vera, quindi tutto quello che trovate adesso è tutto nostro, insomma. Ok. E quindi siamo arrivati un po' al giorno d'oggi, tu sei tornato, hai dato una mano a trasformare in quello che è oggi e che noi tutti troviamo fantastico. E invece il futuro che ci aspetta? Futuro incerto, nel senso che abbiamo una valanga di idee, sia da parte di Fabio con le attrazioni, ma anche con gli spettacoli, insomma i progetti ci sono, quello di magari che perché no, magari anche ampliare il parco, perché ne ha bisogno, il pubblico cresce e quindi c'è bisogno sempre più di spazio e di idee nuove. Movieland, l'ho sempre detto fin da quando ci misi piede nel lontano 2003, ha un potenziale infinito, perché come si dice non c'è limite alla fantasia. Quindi tutto quello che uno può sognare, gli può venire in mente il bello, quindi sostenuto comunque da Fabio, e poi anche grazie a un veramente un bello staff che abbiamo con Nicola, Alessandro, insomma, esatto. Che Nicola è il nostro regista, per chi non lo sa, e Alessandro. Che Nicola comunque è qua da relativamente poco, ma ha portato anni. Anche lui una ventata d'aria fresca. Sì, sì, certo, perché io ho tante idee, però le idee vanno messe in pratica. Io non ho studiato la messa in scena, ci vuole un regista, ci vuole l'occhio di un regista che ti dà
che concretizza comunque quello che tu hai in testa. Beh, infatti sia Medusa che anche l'Homes Hotel che abbiamo qua davanti l'avete creato voi due. Sì, l'abbiamo insieme anche a Alessandro. Esatto. Fatto, e più costumi. Anche c'è tutta anche una sono tanti personaggi in backstage che non si vedono magari in alcune interviste o nei nomi che girano, insomma, di quelli più conosciuti che hanno collaborato. C'è Francesco Fabris, Francesco di Imbit, che è l'azienda che cura tutte anche le scenografie, quelle più grosse che vedete. Ci sono i nostri scenografi, esatto, che sono anche Giuseppe, che ha creato il disegno. Infatti, se volete proprio una chicca, ve lo posso dire, per lo spettacolo che riguarda Medusa, okay, Giuseppe, che ha realizzato i disegni della scenografia, adesso preparerà una teca che metteremo qui all'ingresso, dove si vede questa idea della città originaria com'era, no? un museo di quello che può essere lo show. No, diciamo. È come quando tu vai in un sito archeologico, sì, dove tu vedi i resti e sulla teca vedi com'era in originale. Ah, tu, okay, vedi la città, okay, di Serifo, la piazza della città di Bellissimo, Serifo. Bellissimo. Quindi si vede questo più o meno non diroccato, ma come era una volta. Quindi sai, abbiamo tante persone valide che lavorano e che... Siete un team molto affiatato, soprattutto un team creativo, come ci si può definire? Sì, perché comunque, come ti dicevo, le idee sono tutte originali, ma bisogna tirarle fuori. Adesso senti sottofondo, c'è uno spettacolo che sta andando. Ma il parco è comunque sempre in movimento. Beh, certo. In movimento. Ultima domanda, diciamo. Sì. Come si struttura la tua giornata a livello direttore artistico? Allora, beh, c'è tanto da fare perché ci si occupa un po' di tutto, dal seguire i ragazzi, perché comunque anche uno staff è fatto di persone. Moviland è un parco di persone. È un parco fatto di persone, le persone hanno magari richieste, problemi, quindi bisogna tenere anche lo staff unito, perché è grazie soprattutto alla loro energia, alla loro positività, che poi riescono a trasmettere energia anche verso il pubblico. Quindi se loro stanno bene, anche il pubblico starà bene. Quindi esatto, bisogna seguire i ragazzi, controllare comunque all'inizio di ogni spettacolo, c'è sempre un check. Quindi ci alterniamo tra io e Nicola o anche insieme per far partire gli spettacoli, cioè il check dei microfoni, tutto, che tutto sia generale, perfetto, che si possa partire in sicurezza e tranquillità, e quindi si dà via gli spettacoli. In più io mi occupo anche di alcune parti creative che riguardano, magari lavoro anche con l'ufficio marketing, sì, naturalmente, che va aggiornato intanto sugli sviluppi degli spettacoli, esatto, delle novità e tutto, perché loro hanno l'importantissimo il marketing che deve comunicare. Più ci sono tante idee che poi servono come video, spottini, quello che va sui social, che va sul sito, quindi do una mano a livello creativo anche al marketing, quindi sono sempre in contatto anche con loro. In più ho l'ufficio dove comunque continuo a scrivere, metto giù le nuove idee per il futuro, insomma, quindi una giornata abbastanza piena. Bella tosta, tra virgolette. Sì, insomma, poi ho comunque uno spettacolo che mi sono anche tenuto, presento anche uno degli show durante la giornata, che è quello di Overdrive, do il cambio anche a Romano quando ha il suo day off, quindi tra fare gli spettacoli, seguire tutto, insomma, sei full. C'è tantissimo da fare, sì. Tu sei felice di quello che sta venendo fuori? Sì, allora, naturalmente non basta mai, perché vorrei avere, è normale che poi uno vuole sempre di più, però sono contento perché faccio il lavoro che mi piace, insomma, è una cosa anche non scontata al giorno d'oggi riuscire a fare un lavoro che ti piace. Esatto. Alla fine questa è la mia vita da 20 anni e continuo a farlo e sono soddisfatto. Ottimo. Cosa si prova quando uno spettacolo va bene la sua prima volta? La famosa prima? Beh, è emozionante perché hai un carico di responsabilità non indifferente, perché c'è gente che ha investito, ci sono dei soldi in ballo, ci sono delle aspettative, c'è il pubblico che a Movieland è di tutti i tipi, quindi tu sei lì che prepari un'idea e sviluppi uno spettacolo in base appunto alle diverse tipologie di persone che poi verranno a vederlo.
hai avuto la fiducia di chi ha prodotto lo spettacolo e quindi hai sempre quella un po' di ansia, perché sai che se sarà un flop poi la responsabilità cade su di te, perché poi sono tutti pronti a puntare il dito quando qualcuno sbaglia, quindi in tutti i posti, cioè in tutti i posti dove si lavora. Sì, in generale c'è sempre nell'aria, c'è sempre quella cosa che non vedono l'ora che ti vengono, fai un passo, poi un passo falso, diciamo. E quindi c'è sempre quell'ansia, quindi con tutti gli spettacoli, quando anche da Sweet Nightmare, quando nacque appunto questo spettacolo la prima volta. Era diverso, cioè è diverso adesso rispetto alla prima volta? Sì, perché io me lo ricordo diverso il primo Halloween. Questa grossa novità che si è portata al parco è quella di iniziare proprio a fare il live, a fare spettacoli proprio in tutto e per tutto, quindi con attori, cantanti. Che cantano, attori che recitano. Qui c'è sempre stato un po', per un discorso proprio a parte pratico, anche per il discorso legato al cinema, di lavorare tanto sul playback, no? Quindi sì. Si recitava, si ballava, però mancava l'emozione che può darti proprio il live. Questo, esatto, è quello che, a cui si è puntato da quando nacque appunto Sweet Nightmare. Poi è arrivato Medusa, gli spettacoli che si fanno in street, da quelli più piccolini. Qui a Movieland oggi si canta, si recita, si balla ed è tutto live, insomma. Sempre grazie ai ragazzi. I ragazzi sono bravissimi, perché tenere botta giorno dopo giorno, spettacolo dopo spettacolo. È diverso fare uno spettacolo a settimana o due, come può essere una tournée, eccetera, dal fare tutti i giorni una stagione. Certo. Deve essere più pesante. No, è una palestra, diciamo, anche per chi viene a lavorare. Quando finisci una stagione a Movieland, puoi dire di aver imparato, adesso puoi veramente dire di aver imparato tanto. Ho visto artisti, miei amici, che hanno fatto qua le loro prime stagioni e poi sono decollati, c'è chi è andato a Dubai e chi è andato a Europa, sì, Park, certo, in Germania. No, no, certo, da qui è un'ottima, sia a livello di anche gli stuntman, attoriale, il canto, da qui hai... Puoi costruirti, se vuoi, se sei furbo, ti costruisci delle solide basi. Niente, Cristi, penso di averti rotto le scatole come sempre abbastanza. Bene, ci sarebbero un milione di cose da dire, però il mio tempo purtroppo... C'è un'ultima cosa che vuoi dire tu, di tua idea, qualcosa? O... Ma non guarda... Senti di dire a qualcuno, anche un ragazzino, anche... A un ragazzino, beh, posso dire, sei... sembra una frase scontata, però te lo posso dire... perché l'ho vissuta in prima persona. Se credi in qualcosa, non farti condizionare da nessuno, credi in te stesso, dacci dentro, lavora sodo, perché non ti regala niente nessuno, studia tanto, mi raccomando, e vedrai che prima o poi i risultati arriveranno. Perfetto ragazzi, grazie Cristian. Grazie a te. Ci vediamo presto. E in bocca al lupo per il tuo progetto. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Ciao. Eccoci qua, la giornata è finita, Fede. È stato un bel viaggio. Sì. A vedere qualche retroscena, un po' anche dentro. Abbiamo fatto scoprire a chi ci segue un mondo che forse non hanno visto, cose nuove, diciamo. Esatto, diciamo anche un contatto con la storia del parco. Esatto. Con le persone che hanno fatto la storia e qualche piccolo aneddoto che speriamo di avervi stuzzicato la curiosità. Allora, ringraziamo Movieland, la famiglia Amicabile in primis. Niente, Fede. Siamo giunti al termine, davvero. Esatto, un viaggio intenso, interessante, un viaggio che ci ha fatto vedere da un altro punto di vista questo parco che è Movieland. Movieland, The Hollywood Park. Esatto. Fede, non ci resta che anche noi avviarci verso l'uscita. Se proprio dobbiamo, andiamo. Ciao ragazzi. Grazie mille.